Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto numero 6. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. San Paolo, nella prima lettura dalla lettera dei Galati, parla dei figli di Abramo. Sono simboli dell'antica e nuova alleanza. E Gesù nel Vangelo dice che non darà altro segno a questa la generazione del suo tempo e a noi della sua morte e resurrezione, che noi rinnoviamo nell'Eucaristia. Ci prepariamo a celebrare l'Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece, la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto, infatti, «Rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia». Tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio. Grazie a Dio. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Come abbiamo letto nella prima lettura, le persone, gli avvenimenti dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento hanno un significato che va oltre il fatto storico, letterale. In questo senso San Paolo spiega e interpreta la realtà dei due figli di Abramo. Dice figli della schiava, uno figlio della schiava, uno figlio della donna legittima, Sara. Non si ferma questa realtà. Cosa significano questi figli? Paolo vede le due alleanze, l'alleanza antica di Mosè del Sinai, l'alleanza nuova di Gesù in Gerusalemme. Ecco, alleanze, dice, della schiavitù e della libertà. Ecco come Paolo interpreta la vita, le persone, la famiglia di Abramo. C'è un cammino progressivo nella storia della salvezza, da Abramo a Isacco, Giacobbe, Davide, Gesù. C'è un progresso, per questo per cui parla Paolo che siamo passati dalla schiavitù o dalla prima alleanza, all'alleanza definitiva, che è quella di Gesù. È Gesù che porta alla libertà,
contrasto tra la legge e la libertà. Ecco il progresso che ci porta alla storia della salvezza, che ci viene ricordato anche nel Vangelo, quando Gesù rimprovera alle generazioni del suo tempo che chiede dei segni. Perché chiedono dei segni? Perché cerchiamo noi dei segni per giustificare o capire la nostra fede? Perché non capiscono il suo segno? È lui il vero segno. Però dice, questa generazione, la gente del suo tempo, hanno capito, riconosciuto il segno di Giona. E se sono Ninive, alla predicazione di Giona si è convertita la città pagana. La regina è venuta a conoscere la sapienza del Salomone. E Gesù dice, ecco qui, che è più di Salomone. La sapienza di Cristo va oltre la sapienza di Salomone. Le generazioni pagane hanno conosciuto questi segni. La sua generazione non l'ha conosciuto, non l'ha capito. E Gesù rimprovera, dice, non sarà dato a voi altro segno se non quello di Giona, che è quello della sua morte e della sua resurrezione. Quali segni viene dato a noi? Cerchiamo altri segni, oltre a quelli della persona di Gesù, della sua morte e della resurrezione. No, non saranno date neanche a noi altri segni, perché questo è il segno che può aiutare e crescere la nostra fede, segno che è presente e che rinnoviamo nell'Eucaristia. Chiediamo al Signore di poter capire questo segno e di non essere come la generazione del suo tempo, che avendo Lui presente, vivo, non ha capito il suo segno. Però sappiamo che la fede non è soltanto merito prodotto di segni. La fede è un dono di Dio, che chiediamo anche noi, sempre. Anche se la storia, gli avvenimenti, i fatti, la persona di Gesù, la passione e morte, aiuta e ci aiuta a accogliere e a capire la nostra fede in Lui. Pentiti a cuore, o Signore, ti sei gradito questo sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Avami, Signore, come vuoi, purificami da me il peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva le nostre mani questo sacrificio, all'onore e alla gloria di Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale
possiamo giungere alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto la vicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, santo, santo. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rosata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il tuo popolo che è redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Luigi, Rina e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo il Signore con la preghiera che ci ha insegnato Gesù, per il segno che ci ha dato, che nutre e alimenta la nostra fede, che è l'Eucarestia, segno, continuazione del suo sacrificio sulla croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre, d'infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani, ammalati, di vivere nell'abbandono della tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 8.